Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Adesso è ufficiale procedura di infrazione per l'Italia. Uno spread da record, gli investitori speculano. Generali, così il Leone di Trieste vuole crescere. BTP Italia, una delusione dopo l'altra. Crollo verticale del Bitcoin, meno 30% in una settimana. Schroeder 2.20 per parlare ai consulenti. Tutto come previsto, dopo che una lunga corrispondenza tra Italia ed Europa non ha smosso di una virgola i numeri principali della legge di bilancio, è arrivata la comunicazione della procedura di infrazione per il nostro Paese. Il 23 ottobre scorso la Commissione aveva espresso il primo giudizio sulla legge di bilancio italiana, definendola non in linea con le raccomandazioni indirizzate all'Italia dal Consiglio nel luglio 2018. Il nodo è quello del deterioramento del saldo strutturale per il 2019 dello 0,8% del PIL, al fronte di un miglioramento suggerito dal Consiglio dello 0,6. C'è tempo per provare a limitare i danni fino al 22 gennaio 2019, giorno in cui l'Ecofin ratificherà le raccomandazioni d'Italia e la procedura sarà operativa. Fino ad allora Conte e Tria proveranno a convincere Salvini e Di Maio ad abbassare il deficit a 2,4%, che spaventa gli investitori e viola palesemente le norme dell'Eurozona. Prosegue la corsa al rialzo dello spread, diversi investitori che hanno speculato sulla procedura di infrazione europea del nostro paese. Sull'Eurex sono piuttosto evidenti le posizioni ribassiste sul future dedicato al rapporto BTP Bund a lungo termine. Circa 30 minuti prima dell'annuncio, alle 11.08, il mercato aveva mostrato movimentazioni massicce di capitali speculativi con un picco improvviso oltre 337 punti, corrispondente a un altrettanto evidente aumento di volume sul derivato di riferimento. Movimenti che hanno fatto volare l'indicatore ben oltre i massimi dei giorni scorsi, raggiungendo livelli record dal 2012. Rimane tuttavia intatto il record storico di 574 punti del 9 novembre 2011. Il business del risparmio gestito sarà cruciale nel processo di crescita del gruppo Generali nel corso del prossimo triennio. Lo ha spiegato il group CEO del Leone, Philippe Donnet, incontrando la stampa prima dell'avvio dell'Investor Day a Palazzo delle Stelline di Milano. Forte di asset in gestione per 487 miliardi di euro, Generali vuole affiancare al tradizionale business assicurativo la crescita come asset manager. I clienti sono alla ricerca di prodotti che integrino vita e risparmio gestito per proteggere e far crescere i loro asset, mentre i cambiamenti macro e demografici aumentano la domanda per soluzioni innovative nei danni e nel ramo salute, ha spiegato Donnet. Anche oggi domanda molto debole per il BTP Italia. Nella prima ora e mezza di contrattazione sono stati collocati titoli complessivamente per 28 milioni di euro con poco più di 1.300 contatti. Con la giornata odierna si è conclusa la fase del collocamento dedicata alla clientela retail, mentre domani è la giornata riservata agli investitori istituzionali. Nelle due giornate precedenti il BTP con scadenza novembre 2022 ha registrato collocamenti per 723 milioni di euro, circa un decimo rispetto alla raccolta complessiva di maggio. Crollo verticale per il Bitcoin. Dopo un lungo periodo di naturale stabilità, la criptovaluta più famosa del mondo ha perso quasi il 30% in una settimana. Le quotazioni sono cadute sotto la soglia di $5.000 e oscilla intorno ai 4.500, sui minimi da oltre un anno. Sette giorni fa il Bitcoin veleggiava tranquillo intorno ai $6.400, il livello sul quale si era stabilizzato da ormai sei mesi. Lo scivolone ha portato la capitalizzazione al di sotto degli 80 miliardi di dollari, la metà rispetto a un anno fa, quando le quotazioni si preparavano a spiccare il volo fino al picco massimo di quasi $20.000 e oltre 330 miliardi di capitalizzazione. Il mondo del risparmio gestito deve sempre più confrontarsi con quello dei professionisti della consulenza finanziaria, un processo virtuoso di dialogo che mira ad accrescere il patrimonio comune di conoscenza finanziaria e a rinnovare le sinergie in essere tra questi attori del mercato, lo Sabine Schroeders, la società guidata in Italia da Luca Tenani, è ideatrice di due nuovi webinar ad hoc dedicati ai professionisti della consulenza finanziaria. Si parte il 26 novembre con un approfondimento dedicato ai cambiamenti climatici ad alto potenziale, mentre l'11 dicembre sarà la volta dei fondi consigliati, il bilancio 2018. Per tutti i dettagli e i link di iscrizione andate su blueretin.com.
Il consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com e Mediaset per Mediobanca e Outperform con target a 3,5 euro dopo che il titolo ha aperto 2,4. La società avrebbe già raggiunto molti dei target del 2020 e potrebbe ora definire nuovi obiettivi. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto di Jupiter, mentre ultima posizione per Morgan Stanley. Anche oggi abbiamo concluso, un augurio di buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.